Oltre 4 milioni di domande per quasi 8 milioni di beneficiari, e questa è una prima stima delle domande ricevute dall'INPS per le misure previste dal decreto Cura Italia. Per l'indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi si sono superati 3 milioni di domande, mentre per la cassa integrazione e l'assegno ordinario sono arrivati nel complesso oltre 250 mila domande per quasi 4 milioni di lavoratori interessati. 35.879 le richieste per il bonus babysitting, 195.186 i congedi parentali. Si lavora a ritmo serrato e smart working per procedere quanto prima all'erogazione dei sussidi, così come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni il direttore provinciale dell'INPS di Salerno, Ciro Toma. Complessivamente staremo intorno a circa 15.000 lavoratori di aziende che stanno aspettando liquidazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, cosiddetto decreto Cura Italia, o di FIS, del cosiddetto decreto Cura Italia. Direttore, per quel che riguarda la provincia di Salerno, quali sono i settori che hanno fatto richiesta di cassa integrazione, soprattutto i territori della provincia di Salerno? Beh, tenga presente che i settori sono i più disparati, perché l'elenco dei codici dalle imprese industriali manufatturiere, di trasporti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas, comunità di produzione del lavoro, Nocera e Salerno, diciamo, sono i due territori che hanno i due più grandi distretti industriali. Infatti Nocera ha circa 1.500 domande e Salerno complessive tra CIGO e FIS e Salerno circa 2.150 domande. Mentre invece la competenza di Battipaglia, quindi la parte sud, sono circa 1.100 domande. Direttore, sono tante invece le richieste per quel che riguarda i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i titolari di partita IVA, il famoso bonus di 600 euro che il primo giorno ha fatto andare in tilt il sistema dell'INPS. La domanda di oggi, dopo aver presentato domanda, è quando arriveranno questi soldi? Allora, guardi, la previsione, siccome la procedura è molto semplificata e quindi viene gestita con un'elaborazione a livello centrale, quindi non delegata alle sedi, proprio perché è una procedura di liquidazione molto semplificata che può essere automatizzata, si prevede che intorno alla metà di aprile cominceranno ad arrivare le liquidazioni e quindi gli accrediti. È il progetto a cui si sta puntando. Similmente, per la cassa integrazione guadagni abbiamo messo su a livello locale un gruppo di lavoro molto ampio, diversi gruppi di lavoro, abbiamo dedicato praticamente i due terzi dei dipendenti dell'INPS a questa attività di liquidazione, contando anche noi di far arrivare le prime autorizzazioni alle imprese a erogare la cassa integrazione dei guadagni già dalla metà di aprile, quindi appena dopo Pasqua. Prima non si riesce perché tecnicamente è impossibile procedere a quel minimo di attività istruttoria che è richiesta dalle norme. Aggiungo soltanto una cosa, mi consente di rubarle un attimo e di rubare lo strumento per un attimo. Allora, ricordo a tutti gli spettatori che noi abbiamo un sistema di sportello telefonico che sostituisce quello fisico in maniera molto efficiente, che risponde allo 089 610 200. Preghiamo però i telespettatori di contattarci con delle domande chiare, semplici e in modo da lasciare spazio a tutti quelli che ci volessero chiamare per poter avere il servizio.